Buongiorno e bentrovati. Oggi con questo video vedremo come poter connettere in tempo reale Futo Beta attraverso il codice DDE con la piattaforma di trading T3 di WeBank. Come prima cosa dobbiamo aprire la nostra piattaforma T3. Io utilizzo la versione classica, potete anche utilizzare indifferentemente la versione più avanzata, la NoFrame. Poi come secondo passaggio andiamo ad aprire Futo Beta nella apposita icona in modalità online, inseriamo il nostro indirizzo mail per l'autenticazione e diamo ok. A questo punto vi apparirà la finestra provider, dove noi dobbiamo selezionare DDE. Mi raccomando, DDE. Se per caso non vi appare questa selezione, è una cosa molto semplice. Mi inviate una mail a info@playoption.it e in maniera molto veloce e gratuita procederò all'abilitazione. Quindi dicevamo DDE e diamo ok. Non carichiamo la sessione precedente. Facciamo ad esempio una simulazione di un acquisto call su Fiat, sul titolo Fiat. Quindi dall'elenco sottostanti selezioniamo Fiat, aggiorniamo i dati del grafico, aggiorna. Eccolo qua. E andiamo ad aggiornare anche la nostra lista opzioni. In questo caso non ce ne sono, quindi ci chiede se vogliamo proprio scaricarle. Gli diciamo di sì. Aggiorna. Ecco qua. E ha scaricato tutta la lista delle opzioni su tutte le scadenze. Fiat batte circa 3,64. Andiamo ad esempio a fare una simulazione di un acquisto call ATM, quindi siamo sicuri che il book è scambiato. Quindi prendiamo la nostra riga nella lista di opzioni di call 3,6 scadenza, in questo caso facciamo dicembre, eccolo qua, 3,6 dicembre, eccolo qua. E dobbiamo trasportarla nella sezione di costruzione della strategia per far sì di avere la possibilità di collegarla in DDE. Per far questo dobbiamo fare long o short in base a se la nostra simulazione di strategia prevede l'acquisto o la vendita dell'opzione. Nel nostro caso l'acquisto, quindi facciamo long. Vedete, automaticamente Futo mi sposta l'opzione in questa sezione con il bottoncino Real Time, oppure DDE, è la stessa identica cosa, varia solo in base alla differenza di versione che voi avete. Quindi adesso andiamo a prendere dalla T3 il codice DDE per poter mettere quell'opzione in tempo reale. Quindi andiamo in Option Panel, mercato idem, sottostante Fiat e cerca. Ricerca in corso. Ed ecco le nostre opzioni. Abbiamo detto scadenza dicembre, call 3,6. Quindi andiamo a prenderci il nostro book, eccolo qua, della 3,6. Vedete? Adesso la cosa è molto semplice. Senza aprire book e niente, selezioniamo la riga e clicchiamo nella parte sinistra dello strike, della riga strike, dove appaiono le call. Facciamo tasto destro, vedete, DDE. Singolo titolo selezionato. Lui mi dice alcune colonne, gli do ok e mi dice verifica che il DDE sia attivo. E poi seleziona la colonna in Excel e incollaci tutto. Allora, come primo passaggio andiamo a vedere se il nostro DDE è attivo. Quindi dal menu Tool DDE e vedete che non è attiva la voce DDE, quindi vuol dire che è funzionante. Dopodiché adesso possiamo andare. Siccome prima avevamo fatto, vedete, tasto destro, DDE, singolo titolo e diamo ok, su Excel incolliamo. Quindi apriamo il nostro Excel e facciamo Ctrl V. Vedete, automaticamente il software mi incolla tutta la riga che io ho copiato di là, tutti i dati. A noi, ad esempio, ci impostiamo sul prezzo ultimo, sull'aste, proprio il prezzo. Vedete che nella barra della formula di Excel appare tutta questa stringa. Bene, noi dobbiamo copiarla tutta all'infuori dell'uguale iniziale, quindi da T3 fino all'apice finale. Facciamo Ctrl-C o tasto destro, copia. Andiamo su Futo Beta, selezioniamo la nostra riga della call 3,6, clicchiamo su Real Time oppure DDE, impostiamo nella prima riga, vedete, incollo e automaticamente Futo mi splitta già le tre cose. La formula praticamente, la stringa DDE. Io do attiva e Futo mi chiede una cosa molto intelligente. Mi dice:
Hai appena inserito una stringa di DDE che io conosco, è un formato da me conosciuto. Vuoi che automaticamente io ti attivo il DDE sempre di questa call anche per gli altri dati, quindi l'ask, l'ultimo prezzo, la quantità? Io gli dico di sì, guardate, automaticamente lui mi compila tutte le celle, chiudi e sono in real time e man mano che mi varierà il prezzo, io qui lo vedrò in push. Quindi iniziamo la nostra simulazione, mettiamo 0.097, vedete? Invio. E parto da zero. Vi faccio soltanto notare una cosa, che la call 3.6 qui ha 0,0997 perché mi fa un arrotondamento, perché ho qualche decimale in più. 97 perché sarebbe 985. Noi non prendiamo mai, noi su Fiuto Beta scriviamo last, vedete, ma non lo prendiamo mai. Perché? Perché il campo last, in questo caso sarebbe 0,076, può essere vecchio anche di giorni. Quindi noi, siccome abbiamo fatto una simulazione di acquisto, abbiamo comprato quell'opzione e ti mettiamo il prezzo peggiorativo, cioè quello al quale che se tu quell'opzione lì la vuoi chiudere, sicuramente sei eseguito. Quindi se io voglio vendere quell'opzione per chiudere la posizione, sicuramente sarò eseguito in denaro a 0,098 ed ecco perché qui abbiamo 0,098. Ok? Adesso come secondo passaggio possiamo andare a collegare in DDE anche il sottostante, anche Fiat. Questo lo facciamo con una procedura un po' diversa. Quindi apriamo il nostro paniere, andiamo su FTS MIB, selezioniamo, vedete, Fiat, tasto destro, DDE, singolo titolo. Gli diamo ok. Questa volta però non andiamo su Excel, ma vi faccio vedere anche un'altra procedura. Prendiamo un semplicissimo block note di Windows e diamo incolla. Vedete cosa succede? Succede che Windows mi incolla tutte le stringhe che io ho copiato di là. Perfetto. Cosa molto semplice. Vado a prendermi, vedete che è uguale a quella di prima della barra della formula. Mi prendo quella dove c'è scritto last price, la copio tutta da T3 fino all'apice finale. Eccolo qua, tasto destro, copia pure CTRL-C, vado su Fiuto, seleziono Real Time e do incolla sul primo bottone. Stessa cosa di prima, mi splitta la stringa, la attivo, gli dico sì, attivemela per tutti, eccolo qua. E Fiat automaticamente, eccolo in tempo reale. Al primo tick che cambia, lui mi varierà il prezzo, sia qui che qui. Automaticamente anche il mio pallino di Act Now nel disegno del payoff mi varierà, quindi se tra 10 minuti Fiat sarà a 3,68 me lo troverò qui, vedete? Adesso le cose da fare sono due: o elimino la mia strategia, cioè la resetto e chiudo Fiuto, soltanto che al riavvio, se non ho salvato nulla, non mi troverò già collegato il tutto, oppure salvo la mia strategia, quindi la posso chiamare simulazione call 3,6 WeBank, 360 WeBank e do salva. Cosa succede in questo modo? Che la prossima volta che io andrò ad aprire Fiuto e mi caricherò questa strategia che ho appena creato, il DDE sarà già connesso. Quindi mi troverò la mia call 3.6 già connessa e anche la mia Fiat già connessa in DDE. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie.